Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Odpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. Riječ Gospodnja. Parola del Signore. Draga braćo i sestre, uvijek iznova, carissimi fedeli, sempre di nuovo abbiamo bisogno di mettere qualcosa in questione. Spesso troviamo il motivo e questo motivo esce presto dalla nostra bocca come rimprovero o giudizio. Spesso purtroppo si fa alle spalle di colui che si critica, che non è giusto, ma il motivo della critica è di solito giustificato, e bisogna dire che le persone che protestano per amore dimostrano che ci tengono, non vogliono mettersi nell'ordine grigio dell'umanità che è indifferente e non se ne frega degli eventi mondiali, ma vogliono invece un cambiamento positivo e la crescita dell'umanità. Mentre qui davanti a voi sto, nella coscienza che siamo una famiglia sola, la Chiesa, mi ricordo degli rimproveri e delle ammonizioni dentro la Chiesa e gli attacchi che vengono di fuori, e devo riconoscere: avete ragione. Noi nella Chiesa abbiamo dimenticato Gesù e siamo lontani dal suo insegnamento. La critica che non siamo modesti e umili lo sento io come primo personalmente sulla mia pelle, e dico: avete ragione. La conversione per una vita sincera è quello che ho bisogno. Fratelli e sorelle, dobbiamo riconoscere i propri errori e aprirsi all'umiltà. Come una famiglia possiamo accettare tutte le onde che sbattono la nostra barca senza paura, perché possiamo essere coscienti che la Chiesa non sta nelle mani degli uomini, nemmeno nelle mani del Papa, ma nelle mani di Dio. Solo Lui ha la forza
calmare le onde e il vento, perché noi possiamo essere tranquilli nella barca. E perciò il rimprovero non voglio rivolgerlo a voi, perché noi uomini ci mangiamo gli uni gli altri già abbastanza. Non voglio riproverare né criticare me stesso, perché troppo spesso ho giudicato me stesso e non ho più forza di confidarmi nelle mie possibilità, ma solo nell'amore di Dio. Perciò non voglio criticare né gli uomini, voi o me stesso, ma desidero rimproverare Dio. Solo Lui può tranquillizzare la tempesta. E perché ha bisogno di così tanto tempo? Perché tanti momenti nella vita nei quali non vediamo via d'uscita e Lui tace? Tante volte lo preghiamo di liberarci dalla schiavitù e Lui non sente, tanta sofferenza, e Lui dov'è? Il mio rimprovero va a Dio, che nella vita sento tanto profondamente dentro di me. Soltanto Lui mi ha dato l'esperienza dell'intimità. Con questa esperienza non si può paragonare niente, solo Dio può tranquillizzare il mio cuore e donarmi un amore tenero. Rimprovero Lui e so che è ben contento del mio rimprovero. So perché anche Abramo ha rimproverato e ha criticato Dio e ha voluto che risparmiasse Sodoma. Lo stesso lo fece Mosè. L'operaio nel Nuovo Testamento ha chiesto al Signore di non tagliare il fico perché credeva che avrebbe dato frutto fra un anno, e sento profondamente che questo è il suo desiderio: non impegnarsi solo per se stesso, ma anche gli uni per gli altri. È bene mettersi davanti al Signore e dire che tante cose ormai morte porto dentro di me. È bene domandarlo: quando mi aiuterai a liberarsi da tutto questo? E mentre protestiamo, Dio ci lascia nel deserto e nel silenzio. È proprio il silenzio è il suo primo discorso all'uomo. L'uomo che desidera scoprire tutti i segreti, desidera prendere decisioni per l'altro uomo, desidera scoprire i misteri dell'universo, conoscere il mistero dell'immortalità. L'uomo che ha tale uomo, Dio lascia nel silenzio e nel deserto perché non muoia, ma perché cresca e perché possa uscire dalla propria cecità. Il silenzio di Dio è il discorso d'amore di Dio, perché l'uomo non si autodistrusse. Se potessimo scoprire tutte le profondità di Dio, potremmo diventare incapaci davanti un tale mistero, a non sopportare una tale luce. In quel momento non potremmo comprendere nulla. Sono luci che superano milioni di bombe atomiche che non possiamo nemmeno immaginare. Dio tace perché noi cominciassimo a rispettare il fatto che noi non siamo Dio. Comprendere la realtà che siamo creatura che è ferita. Ferita, creatura del peccato, ma non abbandonata a se stessa. Mentre la coscienza del proprio peccato ci porta all'umiltà, Gesù ci dimostra di amarci così come siamo. Mentre tanti eventi nel mondo dimostrano la violenza e l'ira, mentre noi stessi diciamo che tutto va in perdizione, l'arcobaleno sul cielo ci ricorda, come dopo il diluvio, che il cielo e la terra sono in un'alleanza, che Dio è qui perché noi potessimo realizzarsi e non perdersi. E qui arriva al centro la nostra festa d'oggi, Corpus Domini, corpo e sangue di Cristo. Abbiamo sentito nelle letture che Dio crea un'alleanza con gli uomini, e l'ha fatto sempre perché ci desidera tutti vicini. E Gesù, quando sentiva che veniva una grande sofferenza, perché tutti i suoi discepoli avrebbero potuto abbandonarli, che avrebbe potuto rimanere solo,
prima di sentire la tristezza e la morte, in quel momento lui gioisce perché mangerà assieme ai suoi discepoli. Nel momento in cui, quando era oppresso da tutto, quando gli è stata tolta la libertà, lui dimostra la libertà più grande e si mette a mensa con i suoi discepoli e crea una nuova alleanza attraverso il suo sangue e il suo corpo, nella compagnia del pane e del vino. E mentre dentro di me sento bombardamento dei rimproveri verso Dio, Dio mi invita di venire davanti all'Eucaristia e di fermarsi. Forse nel silenzio davanti all'Eucaristia posso sentire il mistero. Forse la via della preghiera e delle lacrime è la via migliore verso la chiarezza e verso l'umiltà, per comprendere che Gesù è veramente venuto per amore e che non andrà via attraverso le mani umane. Per la decisione umana Dio viene sull'altare, viene senza mani, senza piedi, senza voce, soltanto in un pezzettino di pane e nel vino, nell'impotenza e nel silenzio. Gesù crede all'uomo e si dona all'uomo impotente, non protetto. Con questo invita noi di venire davanti a Lui, nudi, non protetti, per sentire la profondità del suo mistero, che dimostra il suo amore nel mondo pieno del peccato, mondo tanto debole. Cari fratelli e sorelle, forse i nostri rimproveri col tempo matureranno nella preghiera di speranza che il mondo cammina verso Gerusalemme nuova, una sposa nuova che sarà una terra nuova e un cielo nuovo. Forse impareremo più facilmente a vivere con le nostre ferite di vita. Forse, come Gesù, riusciremo a incontrare ciò che ci fa venire la paura nei momenti della paura grande. Ma soltanto se osiamo fermarci davanti al pezzettino di pane, davanti all'Eucaristia. Più penetriamo nel silenzio, più facilmente possiamo sentire la parola, parola di verità e di amore, di pazienza e di speranza, parola che è Gesù stesso. Amen.